A me spetta invece di dirvi che noi ereditiamo un bilancio che dal punto di vista delle uscite era praticamente già fatto, perché l'80% delle uscite di questo bilancio, direi abbondante, deriva da impegni già assunti. Quindi noi poco possiamo fare sulle uscite. Tanto dobbiamo fare sulle entrate, perché purtroppo, come sapete, poi Roberta sarà più chiara, abbiamo avuto un drastico ridimensionamento delle entrate per scelte di politica economica nazionale che hanno penalizzato e penalizzano. Ieri ci siamo spaventati leggendo la prima pagina del Sole 24 Ore col timore che questo bilancio che abbiamo passato ieri in giunta, che passeremo a breve con un tempo di pubblicazione perché questo è la legge in consiglio, poi lo si dovrà subito riprendere in mano a seguito di questo annuncio, poi vedremo quando sarà il decreto fatto ieri dal governo di ulteriori tagli. Questa è la situazione. Una situazione aggravata dal fatto che ereditiamo delle scelte delle amministrazioni uscenti, scelte protratte per anni, che non favoriscono una buona gestione di questa situazione contingente, perché sono state scelte intanto non di parsimonia nella spesa. Sapete, non abbiamo mai nascosto neanche in 10 anni ancora una posizione delle critiche molto forti alle spese fatte, alcune secondo me più che contestabili, inutile qui, anzi non è inutile, faccio qui l'esempio che vale per tutti, Piazza Garibaldi. Se queste spese non fossero state sbagliate, non fossero state fatte e al loro posto le precedenti amministrazioni avessero deciso di spendere quelle stesse risorse per fare cose che noi adesso siamo obbligati a fare, non possiamo non fare, necessarie, essenziali, ora ci troveremmo ovviamente in altre condizioni, perché se ci sono delle cose essenziali, che sono essenziali 10 anni, le avessero fatte, non dovremmo farle adesso, avremmo meno vincoli a questo punto di vista. Invece purtroppo è stato privilegiato un tipo di spesa, diciamo, più di immagine che di sostanza, di Piazza Garibaldi e quant'altro, e adesso non ci troviamo a doverci occupare per registrare la sostanza con le difficoltà del caso. Oltretutto, queste spese sono state sostenute nel corso degli anni da chi ci ha preceduto attraverso un ricorso all'indebitamento. Ricorso all'indebitamento che ci ha condotto ad una situazione che direi che tranquillamente possiamo definire, non tanto tranquillamente, ma insomma che è lecito definire drammatica, perché se fate conto che noi abbiamo un bilancio adesso, date le minore entrate, di 36 milioni di euro, poco più, poi dopo i tondi, i rotti, la migliore, e a fronte di questo bilancio di 36 rotti milioni di euro abbiamo un indebitamento esattamente identico, 36 milioni di euro, cioè tanto ci entra e tanto abbiamo di debiti. Questo comporta che noi abbiamo non 2 milioni e mezzo come avevo precedentemente indicato Mario, ma 3 erotti milioni di euro che escono dalle voci che entrano nelle spese correnti, che escono per pagare il capitale che dobbiamo restituire in base e gli interessi sui mutui. Cioè, ogni anno noi spendiamo circa 3 milioni di euro per restituire il capitale che ci è stato dato a prestito dagli istituti di credito, con i quali abbiamo acceso i mutui, e gli interessi relativi. Che cosa vuol dire? Che se non avessimo questi mutui per intero, noi avremmo 3 milioni di euro di spesa corrente. Le spese correnti, come noto, possono essere coperte soltanto attraverso entrate di tipo tributario. Non è possibile, dal momento che non esistono praticamente più, come dirà bene Roberta, trasferimenti, e ormai ci sono i tributi per sostenere la spesa corrente. Le vendite di beni, di elementi di patrimonio del comune, le relative entrate derivanti da cessioni e da vendite di beni patrimoniali, possono essere utilizzate ai sensi di legge solo per investimenti, per spese di investimento. Quindi non ci risolve il problema. E il problema delle spese correnti, dentro cui ci saranno tutti i servizi che il comune, il costo dei servizi che il comune
fornisce ai propri cittadini, stanno tutti dentro qua, e noi non abbiamo modo, purtroppo, di sostenerli se non con le entrate tributarie. Questa è la situazione che difficilmente non si può evitare di definire drammatica in cui ci troviamo e che è frutto, ripeto, ribadisco, sottolineo e poi chiudo, certamente di scelte di governo nazionale che noi critichiamo, le abbiamo criticate in campagna elettorale, le critichiamo ancora adesso, che non sono accettabili, non sono accettabili, perché lo Stato che si è indebitato fa pagare i suoi debiti ai comuni, soprattutto a quelli virtuosi, è incredibile, soprattutto a quelli virtuosi, col meccanismo del patto di stabilità. Non esiste questa cosa qua, è una cosa assolutamente ingiusta, sulla quale, come sapete, abbiamo organizzato anche forme di protesta, insomma, purtroppo dagli esiti quelli che sono. Speriamo che il governo si ravveda da questo punto di vista, ma fino ad oggi, e peraltro scelte non solo di questo governo, perché noi da 10 anni siamo in Consiglio Comunale e tutte le finanziarie hanno sistematicamente tagliato i trasferimenti agli enti locali. Tutte, quelle rosse, quelle bianche, quelle verdi, quelle nere, tutte, nessuna esclusa. Adesso Monti sta facendo di più rispetto agli altri, ma per necessità potrebbe farvi essere, adesso non voglio entrare in questo argomento che non è l'oggetto di questa conferenza stampa, però su questa nostra difficile situazione non pesano soltanto le scelte dei governi degli ultimi 20 anni nazionali, compreso quest'ultimo che è il governo Monti. Tutti, a nostro avviso, parimenti colpevoli di aver ridotto gli enti locali in questa condizione. Pesano anche le scelte di amministrazione, di politica locale, da imputare alle amministrazioni che ci hanno preceduto, con specifico riferimento alla questione che vi ho detto. E noi, ricorderete, andate a vedere i verbali, abbiamo sempre detto in Consiglio Comunale, non è possibile, non vi votiamo questo bilancio, perché non è possibile che voi sosteniate un bilancio in parte di investimento vendendo pezzi del nostro patrimonio, quando l'hai venduto tutto mai più niente, e per parte corrente invece indebitandovi. Non è possibile che facciamo questa cosa qua. No, parte corrente indebitandovi no. La parte corrente erano sempre, diciamo, fatta quadrare contando sui trasferimenti, però il fatto che tu faccia dei mutui per gli investimenti, dovendo poi accumulando interessi e restituzione del capitale, di quota capitale, tu continuamente ci abbassi le spese correnti. Non si può fare così, l'abbiamo detto in tutte le occasioni in cui ci è stato dato modo di dirlo, e cioè in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. I nodi, come dicevamo, sono arrivati al pettine. Ora siamo qui. Tanto per capirci, la Lega si è vantata in questi anni di non aver mai applicato l'addizionale IRPEF. Se l'avesse fatto, noi non ci troveremmo in queste condizioni, perché avrebbe questo significato accendere meno mutui, e oggi, che siamo in una situazione di vacche molto molto magre, ci darebbe maggiore elasticità. L'addizionale IRPEF negli anni trascorsi, quando le vacche erano più grasse, non sarebbe stato un problema grosso, sarebbe stato un problema insignificante e avrebbe lasciato libera. Oggi troveremo una situazione di maggiore libertà d'azione che adesso non abbiamo. Questo spiega il fatto per cui l'amministrazione uscente non ha votato il bilancio e l'ha rinviato. E quindi noi adesso dobbiamo fare, per le scelte di spesa già fatte e per queste situazioni che ereditiamo ai noi, delle scelte dobbiamo fare obbligate. Non c'è verso, si può tirare, cercare, tagliare, fare, disfare, e abbiamo tagliato per quando potevamo, tolti gli impegni di assumere, che ancora rimangono ad assumere, ma poi siamo qua, quella è la coperta. E da qui derivano le conseguenze di cui vi dirà adesso Roberta. Diciamo che il grosso l'hai già detto tu, insomma. Però adesso tu dirai, se vi interessa, entro un attimo nel merito rispetto a quello che lui vi ha anticipato, parlando per esempio di minori trasferimenti erariali, parliamo di somme che si aggirano poi al netto di circa 2 milioni in meno incassati dall'ente. Nel dettaglio parliamo di 6 milioni e 600 mila euro incassati nel 2011 a fronte di trasferimenti per 84 mila euro nel 2012. La differenza la sapete fare da voi, insomma. Stiamo parlando di 6 milioni e 500 mila euro che noi non vediamo.
parzialmente rientrano con la stima del gettito IMU che lo Stato ha fatto per l'ente. Parliamo di oltre 12 milioni di euro a fronte degli 8 milioni e 110 che andavamo a prendere, sono 4 che loro dicono noi abbiamo in esubero, in realtà coprono solo in parte quei 6 e mezzo che non arrivano. Quindi comunque ce ne sono 2 che ballano. E qui voglio dire, i numeri non sono interpretabili, sono numeri. Ammesso e non concesso che le previsioni di entrata verranno confermate. Esatto. Ammesso e non concesso ed è un dato fondamentale che la stima IMU fatta dallo Stato vada poi a coincidere con il reale incasso IMU nelle casse dell'ente. Sappiamo, e non siamo noi a dovervelo dire, che il 99,9% degli enti italiani ha riscontrato delle differenze abissali tra quanto proiettato dallo Stato, stimato dallo Stato, e quanto stimato dagli uffici tributi. Quindi già lì c'è una prima difficoltà. Io sono già consapevole che appena metto piede nel 2013 ho probabilmente un mancato incasso pari a X, circa 2 milioni di euro. E questo non aiuta sicuramente le decisioni che devono essere prese. Abbiamo altre minori entrate accertate, queste non sono colpa di nessuno, una norma che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, l'addizionale sull'energia elettrica non viene più incassata dagli enti e nel nostro caso parliamo di oltre 400.000 euro. Troverete poi le cifre precise nel foglio che vi darò. E altro dato che secondo me è significativo, gli accertamenti tributari, quindi l'ICI e la TARS sugli anni arretrati, essendo stati svolti con molta parsimonia dagli uffici, hanno prodotto un allineamento delle posizioni contributive, per cui se io iscrivevo 1 milione di euro accertabili nel 2011, adesso mi ritrovo ad iscrivermene la metà, per cui metà di qua, metà di là, ripeto, i numeri non sono interpretabili. Facendo girare tutti questi dati e prendendo in considerazione la nostra disponibilità ad andare a intervenire dove è possibile, quindi quel 20% di margine che rimaneva, visto che siamo a luglio e l'anno è avviato e le spese sono impegnate, le somme sono impegnate, rimanevano comunque 3 milioni e 300 mila euro da trovare. 3 milioni e 300 mila euro. Questa è la parte, per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda la parte investimenti, ha già detto bene il sindaco, avendo un indebitamento di oltre 36 milioni di euro, che corrisponde quasi precisamente alle spese che questo ente va a sostenere, ed è un dato abbastanza allarmante, che incide sulla parte corrente per, guarda caso, oltre 3 milioni di euro, per gli investimenti hai quasi le mani legate. Con il patto di stabilità da rispettare, dovresti creare utile nel rispetto del patto. Per creare utile non dovresti nemmeno caricare a bilancio l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, perché è una somma che ti arriva e non ti procura movimento da questo punto di vista. Noi l'abbiamo comunque applicata, una parte, perché ritenevamo giusto farlo. Abbiamo comunque applicato gli oneri di urbanizzazione, che dall'anno prossimo non saranno più applicabili. Quindi appena metteremo piede nel 2013 sapremo già che un altro bel milione rotti non sarà a nostra disposizione. Quindi andiamo incontro a grosse difficoltà. Ma pensiamo ad adesso. L'abbiamo chiamato bilancio ponte per ovvie ragioni, perché non abbiamo deciso quasi nulla. Ci siamo messi una mano, e lo dico proprio con onestà intellettuale, sul cuore. I soldi andavano trovati nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Rispetto dell'equilibrio di bilancio mi impone di fare delle scelte che facciano tornare i conti e che gravino il meno possibile sulle tasche dei contribuenti. A fronte di questo, insomma, di questa situazione, l'amministrazione ha preso 2 decisioni. Una, non toccare l'IMU, non aumentarla, applicarla così come lo Stato ci ha imposto di applicarla. Mi piace anche sottolineare il fatto che il mio sindaco ha più volte sottolineato che questa imposta è un'imposta ingiusta, che grava eccessivamente sulle tasche dei cittadini, e ha e avrà la volontà ferma di trovare ogni modo possibile perché lo Stato
rivaluti questa posizione nei confronti degli enti locali, però lo potrà fare politicamente e in altra sede, perché in questa sede, proprio nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, vi invito a leggervi la norma, lo dice, voi potete diminuire, abbassare, fare, ma nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, quindi devi avere i soldi per poterlo fare. L'unica cosa che noi abbiamo potuto fare è stato non aumentare le aliquote, cosa che l'80% dei comuni lombardi invece ha fatto. Quindi abbiamo mantenuto le aliquote statali, quindi i cantonini pagheranno a saldo se lo Stato non cambia le cose, perché entro il 10 dicembre lo Stato può cambiare le cose. Quello che userà le stesse aliquote che ha usato in acconto, e mi sembra non è un regalo, non lo è, però veramente una forma di rispetto per il cittadino, con la nostra promessa di acquisire a regolamento entro il 30 settembre quantomeno le agevolazioni previste dalla normativa, che sono quelle per l'abitazione principale di anziani e disabili ricoverati, se sfitta può essere trattata come abitazione dal proprietario, e le abitazioni possedute dai residenti, dai cittadini italiani residenti all'estero, per cui se sfitte possono essere trattate come abitazioni principali. Abbiamo una facoltà, una potestà regolamentare, l'applicheremo in questo senso. Non vi faccio altre promesse, non sono in grado di farle, perché non so ancora effettivamente quanto abbiamo incassato di acconto IMU. Quindi quando avremo i dati definitivi dell'incasso in acconto, forse potremo valutare anche altro. Al momento no. Se i dati sono questi, non si può fare altro. Punto 1. Punto 2. Ci siamo trovati a decidere di introdurre l'addizionale. Mi prendo la responsabilità di questa scelta quasi all'80%, perché sono stata io a proporlo fermamente, dopo attenta analisi, perché ritengo che rispetto all'aumento delle aliquote IMU incida molto meno gravosamente sui contribuenti, quantomeno ha un'incidenza che si spalma, ecco. E oltretutto la norma mi permette due cose che con l'IMU non posso fare. Uno, scaglionare l'applicazione, quindi stabilire delle aliquote differenziate in base ai redditi, e due, inserire una fascia di esenzione, per cui per il comune di Cantù, da regolamento che vedrete agli atti poi con il bilancio, che è stato approvato contestualmente per poter introdurre il nuovo tributo, fino a 15.000 euro i redditi non saranno soggetti all'addizionale. Non è una franchigia, non per scelta nostra ma per normativa, quindi nel momento in cui si superano i 15.000 euro il contribuente si troverà a pagare. Le aliquote partono dallo 0,70 e arrivano allo 0,80 a scaglioni. Poi, vabbè, consultando gli atti avrete modo, se volete io in questo momento, forse ce l'ho già qua, se volete. No, quella definitiva. Sono gli scaglioni di legge però, anche qua sì. Non possiamo. Gli scaglioni vedere. Sono gli scaglioni di legge. L'aliquota, allora abbiamo applicato la massima sulle fasce di reddito più alte e a scalare abbiamo ridotto fino allo 0,70. Non siamo riusciti a scendere oltre lo 0,70 perché altrimenti non avremmo introitato le somme necessarie a poter approvare il bilancio. Quindi è stata veramente una scelta difficile, ragionata e legata ad esigenze matematiche, posso dirlo, di numeri. Ripeto, politicamente forse è la scelta migliore che si poteva fare in questo momento di grave difficoltà, diciamo che perché dà appunto la possibilità quantomeno di dimostrare al cittadino la volontà di non infierire laddove già la situazione economica è grave. Più di così non si poteva fare. Io, se avete delle domande, sì, rispondo volentieri. Siccome immagino, allora, due scaglioni, 0,70 e 0,80. No, più di due scaglioni. No, sono Okay. Sono proprio gli scaglioni di legge. Allora, se mi date un secondo, 60, 62, 65. Esatto. Ma loro l'avevano già. Chi? No, dico che arrivate che hanno fatto dallo 0,6 a 0,8, sì, però con 5,6. Anche noi, no, ma quelle fasce lì, che sono stabilizzate, per legge, non possiamo scegliere neanche quelle. 75.000 in sul massimo. Tu puoi scegliere qual è la prima aliquota e qual è l'ultima e decidere in mezzo, ma
Sì, sì, da che cifra di SIPA va la prima, la seconda, la terza fascia? Lo stabilisce la legge, non può incidere. Non può incidere. Da quel punto di vista lì avete delle... Scusami, attenzione, specifichiamo anche una cosa, io due vorrei specificare se posso... No, ci mancherebbe, io... Ci sono comuni che applicavano già l'addizionale IRPEF e che l'hanno ritoccata alzandola. Esatto. Perché queste non sono le aliquote massime, sono le massime per i comuni che non hanno mai applicato. E non l'hanno mai applicato. Se per ipotesi noi avessimo già applicato gli anni precedenti queste aliquote qua, potevamo modificarle fino al doppio. Potevamo portare a 1,60 e a 1,40 per la più bassa, capite? Alcuni comuni hanno fatto così. Avendo già applicato all'aliquota X 0,20, dico per ipotesi 0,80, possono arrivare a 0,40, 1,60. Noi invece partendo adesso, questo è il massimo che dobbiamo fare. Vorrei anche su questo, tra due soldoni, se qualcuno ha la calcolatrice mi fa il calcolo, 0,70 su un regno di... Ve lo dico io, se volete, sono 10 euro, neanche 10 euro al mese. Sono circa 8,70 euro. Per i redditi bassi è una birra al mese, tanto per capirci. Che è un discorso triste, però. Che è triste, però per le entrate complessive del Comune di Cantù, quella birra al mese lì moltiplicata per i canturini. Voi avete già arrivato, incasserete con. Sì, il necessario per coprire i 3 milioni. Un euro in più. Non un euro in più, non siamo al minimo, abbiamo tenuto tutto al minimo per poter fare necessario, se no dobbiamo tagliare servizi essenziali, perché tutto quello che era tagliabile di non essenziale l'abbiamo tagliato. Sapete che la nostra giunta, visto che c'è anche polemica su questo, e allora chiariamole queste polemiche, la nostra giunta costa esattamente rispetto alla giunta precedente 91.000 euro in meno all'anno. Cioè, quando ci dicono di ridurre del 30% gli stipendi degli assessori, è una cosa stupida domanda. Noi, se ricordate, per 10 anni abbiamo chiesto non di ridurre gli stipendi degli assessori, perché sono lavoro, deve essere pagato, e anche poco, perché i nostri assessori prendono 1.300 euro al mese lordi. Noi abbiamo sempre detto, riducete il numero degli assessori, pagateli di più, se la legge ve lo consente, a noi non lo consente. Purtroppo, perché se no chi lavora va pagato. Riducete il numero degli assessori, ed è quello che abbiamo fatto noi, al di sotto di quello che la legge ci consentirebbe di fare, che risparmiamo 91.000 euro all'anno. Però per capirci, quest'anno il risparmio non è di 91.000 euro, perché nei primi 6 mesi è stata pagata la vecchia giunta. Quindi anche su questo, che è un taglio che noi facciamo, di questo taglio noi quest'anno ne beneficiamo per la metà. Quindi è tutto bloccato, noi abbiamo le mani più che legate, questo è un dato importante. Sui mutui volevo aggiungere, prima ho dimenticato, appuntatevelo, questa cosa qua della giunta, che anche i tagli che abbiamo fatto, che sono tagli pesanti, però ci aiutano per il 50% quando va bene tipo questo, se non meno, perché su impegni gli assunti al 100% non possiamo tagliare manco un euro. Rispetto ai mutui, voglio anche, prima volevo dirlo, poi mi sono dimenticato, lo dico adesso, rammentare questo fatto che va oltre l'assurdo e il paradossale. Noi abbiamo dei mutui che ancora paghiamo, che risalgono ai primi anni 60, cioè quando io non ero ancora nato. Perché? Non perché allora fossero stati accesi con durata 45-50 anni, ma perché questa amministrazione, in due occasioni, nel 96 e nel 2006, ha deciso di rinegoziare i mutui. Rinegoziare per ottenere quale risultato? Un po' di soldi. Per abbassare l'aliquota che tu paghi mensilmente allungando il periodo. Ma così ci perdi nel complessivo rispetto non al capitale, che resta quello, ma agli interessi che vai a pagare, e che ci troviamo tutti qua. C'è tutta una serie di scelte folli. Rinegoziare nel 96 e nel 2006 i mutui ha significato praticamente l'equivalente di averne accesi di nuovi di manualità, ma come se fossero nuovi. Adesso ci ritroviamo tutta questa montagna di boom, adesso è arrivata al fiume, questa valanga adesso è a valle, e noi adesso siamo qua, dobbiamo gestirla con i vincoli del patto di stabilità. Avete fatto delle simulazioni, per esempio, per capire sulle fasce di reddito, sulle macro fasce di reddito, quanto andate a recuperare? Cioè del tipo, che ne so, da 0 a 15.000 non recupero niente, perché tu hai detto che c'è l'esenzione, e coinvolge 10.000 canturini, poi no, per capire
abbiamo fatto perché saprai che nel momento in cui vai ad applicare l'addizionale scaglionandola, ogni scaglione segue poi la sua aliquota. Sì, sì, per cui chi ha per ipotesi 75.000 euro di reddito si troverà applicate tutte le aliquote dalla prima all'ultima, ok? Se volete, per correttezza, vi do le aliquote, ho trovato il foglio, scusatemi, non l'ho inserito qua, se volete segnarvelo perché qui non lo troverete. Però la prima è 0,70, quindi dai 15.000 oltre. Poi abbiamo 0,74, che è la successiva, fino a 33.500 euro. Scusa, 0,70 va da 15.000 a 33.000? Sì. Ok. Ho tirato 33.000 fino a... Fino a 15, no. Poi abbiamo la successiva fascia, che è fino a 60.000 euro ed è 0,76. Quindi da 15 a 35, 74. Mm-hmm. Poi la successiva fascia, che è da 60 a 70 praticamente, lo 0,78. No, 70 è fino a 15, 70, da 60 a 70, 70, sì. Oltre i 70 è lo 0,80. Potete verificare la veridicità del dato sugli scaglioni, ma anche in internet scaglioni sono uguali per tutti. Non possiamo, se decidiamo di scaglionare, avere due aliquote uguali. Se scaglioni, scaglioni, quindi parti e alzi. Lo 0,8, cioè sì, la più alta, era perché, come dicevi tu, non avendo mai introdotto prima, era il massimo che poteva fare. Cioè, per questo che, se permettete, c'è, come dire, questa progressività che è un po' ristretta, sì, concedetemi, forza, cioè, certo. No, è assolutamente ristretta. Per forza. Solo che se non avessi deciso di scaglionare, non avrei potuto inserire l'esenzione fino a 15.000 per normativa. Sì. Visto che la volontà forte era quella di non incidere sui redditi al di sotto di una certa somma mensile, allora abbiamo deciso di fare così. Mi rendo conto che guardando il margine di manovra anche qui è abbastanza limitato, però quantomeno la volontà. Seconda domanda, su la fascia più alta, cioè oltre i 70.000, sì, in base ai dati che avete, quanti canturini va a colpire? Avete un numero? Te lo dico indicativamente, sono sì circa 350 persone. Non sono, se permettete, poi le votazioni non sono tante. Ma sono, ascoltami, cioè, tra 70 e 100.000, tra 70 e 100.000 stiamo parlando di 405 persone. Oltre ai 100.000, perché qui vabbè, io vedo i redditi, poi li applico. Sì, sì. Stiamo parlando di 370 persone, quindi più o meno 800 persone, numero più numero meno. Sopra i 70 e 800. Esatto. Che non, che come dire, non sembrerebbero tantissime calcolando il tempo. Quindi la comunque seconda, è la seconda il domanda, medio contribuente. Okay, la seconda domanda che vi faccio è, perché a Como sono stati più o meno nelle vostre condizioni, pensate nel futuro, nei prossimi mesi, magari di andare a, come dire, inasprire, se già non hanno fatto i controlli, per andare a vedere effettivamente. Noi possiamo soltanto sull'IRPEF, okay, possiamo soltanto segnalare l'Agenzia delle Entrate. Esatto, c'è una convenzione in essere con l'Agenzia delle Entrate, ovviamente in collegamento con l'Ufficio Tributi. L'unica competenza del Comune è questa, segnalare non... la convenzione. Abbiamo la convenzione, come dice l'assessore, segnale. Oltre a questo. In effetti è abbastanza sorprendente che soltanto 800 canturini dichiarino un reddito superiore a 70. Cos'altro vi posso dire? Niente, lo abbiamo detto, 15.000, 20. Allora, le fasce esattamente sarebbero 15, 28, 55, 75, ve le ho dette giuste? No. Fino a 15, fino a 28, fino a 55, fino a 75, oltre i 75, ve le ho dette giuste? No, le ho dette sbagliate, adesso me ne sto rendendo conto. Allora, fino a 15 non si paga. Scusate, esatto. 15, oltre i 15 è lo 0,70. Ok. Perfetto. La seconda fascia sarebbe del 0,74, che fino a 33,33, giusto. Giusto. Poi dimmi.
vai. Abbiamo 0,76, terzo scaglione fino a 60.000. Ma questo potrebbe essere la verità. Giusto. Ok. Quarto scaglione dai 60 a 70.000 allo 0,78. Bravo. Allora giusto. E oltre 70? Giusto. Ok, era giusto, ok, va bene. Se non vi dispiace io vi devo lasciare, continuate pure con l'assessore Spinetti e Molteni. Sì, una grazie. Se mi puoi rispondere perché ti vado più il bilancio. Dovendo operare con questi parametri che dicevi, c'è possibilità di incidere in futuro sulla spesa o avete proprio le mani legate? Non dico su questo bilancio, sul successivo, nel senso che cioè, tu magari mi puoi dire noi abbiamo, che ne so, una spesa del personale che è strutturata e quella non si può abbattere, abbiamo una fascia di consulenze che sono basse, pure quelle non si possono abbattere. Quindi come dire, per capire se... La spesa del personale è quella. Oltretutto sei legato ad una norma, quindi non puoi fare granché. Una norma che tra l'altro non è a vantaggio in questo momento del dipendente pubblico, perché è tutto bloccato, progressivo, quindi non, cioè non è neanche una voce che vai a valutare. Hai un X di dipendenti, sai che ti costano tot all'anno, punto. Dei margini ci possono essere, però ovviamente, ripeto, con le difficoltà con cui già partiamo, ma non sto parlando di questo bilancio, penso già al 2013, con le difficoltà, e io onestamente non vi saprei quantificare un ipotetico margine di risparmio. C'è l'intenzione, lo dico da sempre perché è forte, di razionalizzare, vuole dire non buttare via il denaro. Vi faccio un esempio concreto, lo troverete poi indicato qua tra le motivazioni delle ridotte possibilità di intervento. C'è una cosa che personalmente ho ritenuto agghiacciante nel mettere un po' le mani nella carta, è stata proprio la cifra spesa per precise scelte clientelari delle amministrazioni. Dell'amministrazione, per cui ho potuto vedere il lavoro dell'uscita. Allora, la giunta sovradimensionata avrebbero potuto anche loro ridurla. Non è stato fatto, è una scelta politica, siamo tutti d'accordo, facciamo scelte politiche differenti. Il costo del city manager, le consulenze, questi assessori che spuntano, queste cose, cioè, sono costi che incidono, ma non poco, perché se parliamo di 200-300.000 euro in un anno, stiamo parlando di soldi. Stiamo parlando di soldi che in un quinquennio fanno tanti soldi. Fanno tanti soldi. Se, altra cosa che mi sento di dirvi, ovviamente tu politicamente fai delle scelte, realizzi le opere che ritieni utile per la città, ma se ci sono delle opere che sono necessarie per la città, perché per esempio i pompieri vengono sfrattati dalla sede in cui hanno la caserma. Tu lo sai, accantoni delle somme, sai già che stai accantonando delle somme che non sono sufficienti alla realizzazione di quell'opera, in che condizioni mi metti? Cioè io arrivo qui, devo realizzarla necessariamente perché non ho più alternativa e non posso investire, perché se non rispetto il patto di stabilità, io l'anno prossimo mi ritrovo con 900.000 euro di sanzioni e il limite sulla spesa. Quindi come posso parlare con voi di risparmio? Quanto risparmierò? Non lo so, la volontà c'è. Cioè, mi sembra che l'abbiamo anche dimostrato con delle piccole scelte, magari, sono piccole decisioni, che però vanno in quella direzione. Io credo che forse inizieremo a governare nel 2014, forse. Se riusciamo a mettere insieme un bilancio 2013 che rispetti la normativa, che sia in linea con tutte le esigenze della cittadinanza, continuando un circolo virtuoso. Continuando con la scelta politica ferma di non tagliare i servizi ai cittadini, non tagliare. Tagli non ce ne perché sono particolari in questo bilancio. In realtà non ce ne sono stati, l'unica cosa che siamo riusciti a fare su quel 20% di margine è una manovrina attorno ai 500.000 euro, che è niente rispetto ad un bilancio del genere, ma proprio andando a dire ok, mi hai chiesto per l'anno 2012 600.000 euro, ne avevi spesi 520 nel 2011, riportiamo il consuntivo, se non hai impegnato di più, ecco così, quindi non sono tagli, è proprio la razionalizzazione, e basta, che però toglie anche possibilità di eventuali migliorie. Ci sono dei progetti, potrebbe eventualmente dirmi meglio lui, però non so se non è questa la sede forse, finalizzati a risparmio per esempio a livello informatico. Lì ci sono delle cifre
Però prima di dirvele, ovviamente vorremmo poter mettere le mani oggettivamente nelle cose. Si può razionalizzare, probabilmente. Lì si può fare una razionalizzazione, si possono fare altre scelte amministrative e eventualmente qualche soldino accantonarlo. Tutto in stretta collaborazione, mi piace rimarcarlo, con gli uffici, con i dipendenti, con i funzionari, con i dirigenti. Se loro non lavorano con noi, noi non facciamo niente. Se io non avessi avuto l'assoluta disponibilità di ogni singolo funzionario a mettere le mani capitolo per capitolo nelle loro esigenze, io quei 500.000 euro lì che sono riuscita a non avere in disavanzo, non l'avrei trovati, perché non ho le competenze e neanche la conoscenza storica dell'ente. Mi si sono seduti di fianco, ho dimostrato una disponibilità straordinaria, l'intenzione di andare avanti in questo modo, però i miracoli non si possono fare.